libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che senza verità si resta in pericolo. Vieni con me, la strada giusta la costruiamo solo quando ci uniamo e collaboriamo. Perché dai processi che nascono libertà migliori, anche a capace la crescono i fiori. Questa è proprio una giornata particolare che dà speranza. È la giornata della legalità. Dovunque si celebri la legalità, perché vedete, la legalità, se ci pensate, è la forza dei deboli, di coloro che subiscono prepotenze, prevaricazioni, che ingiustizie, che si possono rivolgere a chi rappresenta la legalità per avere giustizia, per cercare la verità. Quindi è un qualcosa che deve essere connaturato al vivere insieme, al vivere in comunità. È intervenuto a Piglio Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, nel corso della giornata della legalità. Ad accogliere il prestigioso ospite sono stati proprio i bambini dell'Istituto Comprensivo Ottaviano Battini, oltre al sindaco della città, Mario Felli. Con l'occasione, Pietro Grasso ha presentato il suo libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi, una lezione di vita quella impartita dall'ex magistrato che ha risposto a tutte le domande degli studenti e alle loro curiosità sui temi della legalità e della lotta alla mafia. Nel corso della mattinata sono state anche inaugurate le panchine della legalità, una mostra fotografica attinente al tema realizzata proprio dagli studenti ed è stato messo a dimora l'albero come simbolo della legalità. Anche per te.